Così, quando non si fanno i fatti, cioè, le statistiche parlano chiaro, è inutile nasconderci. Delle volte, secondo me, esprimiamo anche un buon calcio, creiamo anche, però il problema è che siamo in una condizione adesso che in fase difensiva dobbiamo pigliare 0 tiri in porta e in fase offensiva dobbiamo creare 15 palle gol per farne una. Purtroppo siamo in un momento di difficoltà. Lo si vede, si nota, perché comunque nonostante creiamo oppure facciamo un buon calcio, gli altri col minimo sforzo purtroppo ci fanno male e c'è poco da dire, nel senso che finché non riusciamo a ripartire, io spero tanto che oggi questo punto qua che abbiamo ottenuto, nel senso sia un punto di partenza, nel senso che ci dia modo di darci un po' più fiducia, più serenità, perché comunque lo si vede che siamo in difficoltà, perché una squadra, anche loro, secondo me il Francavilla, era una squadra in difficoltà e si vedeva, però col minimo sforzo oggi hanno rischiato di fare subito il 2-0 e portare magari a casa un'altra partita. E quello che posso dire, io l'unica cosa vorrei fare anche un appello a tutti quelli che ci stanno intorno, perché comunque sono qua da un anno e mezzo, e so che siamo in difficoltà e vorrei chiamare la gente a starci vicino, a darci una mano, nel senso perché tanto abbiamo visto che siamo in difficoltà, facciamo fatica, è inutile secondo me sparare ancora di più la croce addosso a dei ragazzini, ai giocatori, tanto cosa fai? Questo penso che il Catanzaro sia il bene di tutto, il bene di tutti, quindi se ci state vicino, se ci date una mano anche voi da fuori, magari non lo so, riusciamo a fare qualcosina in più o le altre squadre si intimoriscono quando vengono qua. Però se invece, che ne so, faccio un esempio, il giovane di turno che può essere Nicoletti, Puntorino, chiunque, alla prima cosa viene messo giù, viene affossato, comunque è un ragazzo che secondo me ci può dare dei punti nelle ultime due partite, ci salviamo. E otteniamo il minimo obiettivo almeno stagionale, quello che voglio dire. Quindi chiedo almeno alla gente di starci vicini, di essere un po' più positivi. So che non è facile, però è difficilissimo perché mi metto nei panni che comunque la gente è delusa, è frustrata e io lo capisco perché comunque i primi siamo noi a rimetterci, perché io sono venuto qua in 2 anni, volevo togliere una soddisfazione e ancora non sono riuscito purtroppo. E sono il primo che ci sto male, credo anche i miei compagni, perché la maggior parte di noi, se non erro, secondo me c'è il premio nei playoff. Io non penso che la gente viene qua e vuole perdere i soldi per non andare ai playoff. Il problema è che quando sei in difficoltà, dopo fai una fatica, sembra che ti pesa tutto, come abbiamo detto, 15 palle gol e ne fai mezza. E purtroppo i fatti sono quelli, quindi chiedo solo questo. L'unica cosa che volevo chiedere pubblicamente era di star vicino alla gente, di essere un po' più positivi, perché sono da un anno e mezzo qua, purtroppo tanta la negatività, spararci, dire che siamo sempre, che ne so, al ragazzino non aiuta secondo me. Cioè, fa sì che perdiamo altra gente ancora e poi ci ritroviamo in 6-7 di nuovo a combattere magari per un obiettivo come l'anno scorso, che eravamo in 6-7 per i play-out. Dopo è dura. Invece non dobbiamo proprio arrivare a quel momento, secondo me. Visto che ci sono ancora 6 partite, la gente ci può dare una mano. Penso questo.